Scusa, puoi far vedere la scritta SPQR? Sciabolone, amico di Messinese. Sì, ma poi mi chiedono, ma perché ti dicono che sei amico? Almeno spiegalo. Siamo arrivati a casa di mio fratello, mo mi sono fatto una bella doccia, mi sono cambiato. Mamma mia. Vediamo quando ho messo a Nemesi. Vedete dove sta? Tra poco viene mia sorella, mangiamo una cosa, stiamo a cena insieme, poi prendiamo un caffè, due chiacchiere e poi si riparte. Si riparte per... Stiamo tutti spaparanzati, questa è mia nipote, mia sorella, mia zia, quella tappa è mia zia. Mo se stava a prendere un caffettino, moglie sta sul balcone. Un altro po' e partimo, eh! Tra 600 metri prendi l'uscita 30 31 32 33 verso Civitavecchia, aeroporto Fiumicino. Sono le 2 di notte e noi siamo arrivati, ma non vi dico dove. Domani mattina poi vediamo dove siamo arrivati, ma siamo veramente arrivati. Siamo arrivati in questo posto, non siamo ancora arrivati. Cazzo starò a andare io, non si capisce. Vabbè dai, insomma, alla fine si... come si dice? L'assassino torna sempre sul luogo del delitto. Se torna bene dove si sta bene, se torna sempre dove sta bene. Insomma, come si dice? Non lo so come si dice. Ora vi faccio vedere una cosa. Guardate un po'. Riconoscete il posto? Fatto vedere nel video ovviamente, però abbiamo fatto una visita medica per mia moglie a Roma e per 3 giorni abbiamo deciso di andare a trovare mio figlio Manuel, ma è una sorpresa perché lui non sa nulla, quindi noi arriveremo all'isola d'Elba senza che lui ne sappia nulla e faremo una sorpresona e rimarremo là fino a venerdì, sabato, mo vediamo come sono gli eventi. Guardate con chi sto, sto con Federica. Eh? Hai visto le amiche belle che ho? Mica sono brutte come le vostre. Abbiamo messo la protezione per gli animali perché stiamo portando mia moglie nel cofano. Perché ci vuole. Ciao amore! Questa è l'isola del Palawai. Fallita perché non c'è qua. Se andare a ping pong lui rimane scioccato. Ha detto Gaetano che sta giù al campo da ping pong. Anche se lui non gioca a ping pong, non lo so che c'è stato. No, lui si gioca a ping pong, non posso fare un po' di pulizia all'area ping pong. Comunque loro sono gli animatori, loro sono gli animatori, vedete? Guardate, queste due ragazze, lui, l'altra ragazza c'ha una medusa tatuata qua, no la medusa quella del mare, medusa proprio quella con i capelli a forma di serpente. Gente strana, Dio l'aiuta. Vabbè, lei è Federica, proprietaria della baracca dell'animazione, a Marchesina Gallo.
adesso andiamo a fare la sorpresa e gli facciamo vedere Shana. A mano le vediamo come appaia. Hai fatto? Ogni tanto lavora anche lui, eh! Ma non è vero, non è vero! Sei de Corbè? Non ti riconosce più, Manuel! Non ci credo, poverino! Shana, hai visto a Manuel a papà? A Manuel! Noa, che fine hanno fatto i rasta? Che fine hanno fatto? Sono in una fossa dell'immondizia. C'è mio figlio che ci sta facendo da cicerone, ci sta portando in giro per Marina di Campo. Andiamo a vedere Marciana Marina. Andiamo a vedere, Federico? Marciana Marina. Andiamo a vedere Marcello e Marina. Marcello e Marina sono due amici suoi che stanno qua. Andiamo a piar caffè. Andiamo a piar caffè. Allora ragazzi, non ho portato la GoPro, non ho potuto far vedere Giretto. Sto a Giretto in moto e vi ho portato a vedere il campeggio dove potete venire col camper, ma in realtà i camper qua, vi ripeto, all'isola d'Elba stanno tutti quanti in Libera. Comunque, come vedete qua ci sta un campeggio, quella è la reception, e qua ce n'è un altro chiamato Ville degli Ulivi. Quindi se volete venire a fare campeggio, a prendere una casetta mobile col camper, con la roulotte, con la tenda, quello che sia, qui è pieno di campeggi. Il mare è quello là dove vedete quel ponticello piccolino, quello è già mare, e quindi state praticamente a 50 metri dal mare. Io vado a fare un giretto con la moto perché se schiatta di callo e col motore acceso se muore, e quindi se vediamo dopo. Io vado a fare un giro, non vi porto con me, non vi posso far vedere il giro perché sto a registrare col cellulare e non c'ho la GoPro, non c'ho l'attacco per il manubrio, quindi fidatevi di me. Ciao ragazzi, purtroppo come avete visto in moto non vi ho potuto far vedere dove stavo, ovviamente è un giretto piccolo perché io qua mo sto all'hotel Marina 2, quello è il mio camper. È bello. Mi ripeterò sempre la stessa frase. Va bene, questo dopo si rifà sempre. Sordi non ce n'avevo. Questo non è un problema. Però come stiamo bene. È un tempo, purtroppo passa il tempo, quello, eh. Salve. Ragazzi, qua le giornate proseguono tra un tuffo in piscina, una doccia, un rilassamento sulle sdraio sotto al sole. E niente, è abbastanza piatto il primo giorno, ma ci sta perché ci dobbiamo rilassare. Ovviamente l'abbiamo passato insieme a mio figlio Manuel e mo so stasera cabaret dell'animazione, e dopo l'animazione andiamo in giro a fare un po' di bordello. Ragazzi, adesso si sono fatte le 8 e quindi è ora di fare pappatoia. Pomodori, sale, pepe, origano, questo è intero, frese integrali. Buon appetito. Vi piace la fresella? Sì, decorazione. Mi moglie fa le decorazioni al contrario, a rovinare. Amo com'è? Oh, che buono. E che bontà, e che bontà. Mamma mia, buono. Basilico appena raccolto. Hello.
Madonna, adesso sale come le odio. Ma poi almeno si succhiassero il grasso, no? Si succhiano solo il sangue, che cazzo serve? Buongiorno raga, oggi è, non mi ricordo, mercoledì mi sembra, è un'altra bellissima giornata, nemmeno tanto calda qui all'Isola d'Elba, perché ci saranno 24-25 gradi, poi qua siamo praticamente immersi nel verde. Volevo vedere quella montagna laggiù, quella vedete? Noi siamo praticamente circondati da queste montagne che ricordano molto, che ti voglio dire, il Pollino Calabrese, queste montagne, beh, il Pollino Calabrese, poi qualsiasi montagna bella verde che ci sarà in giro per l'Italia, noi siamo abituati a queste caratteristiche. E qua dicono che è pieno di cinghiali, una volta mi ha attraversato pure una lepre a me, mentre tornavamo a casa con la macchina ha attraversato una lepre o un coniglio, boh, qual è più grosso, il coniglio? Comunque era una bestia, sarà stato un coniglio. Sana. Un coniglio per gli italiani, un coniglio in romano. Oggi per la prima volta ho scoperto che là sopra, dove sta? Là sopra c'è sta una casa e mi hanno detto che è una villa di uno che abita proprio sul picco di sta collina e lui c'è una veduta su tutta la vallata e dice che è spettacolare. Ma sarà un arcimiliardario, raga. Oggi stiamo decidendo con molta calma dove andare al mare. Siamo indecisi se prendere un gommone da 250 cavalli. Da 250 cavalli o un ciuccio. O un pedalò o una moto d'acqua o andare a fare kitesurf. Ma vediamo. Fa la colla. Raga, io solamente vedendo stamo, guardate, questa è una doccia, questa è una doccia esterna, questo è il giardino, quelle sono le macchine, questa è la casetta dove stanno Francesca e Federica e questa è la Parma Beach e stiamo praticamente a ridosso dell'albergo, cioè là sopra dietro la casa c'è l'albergo e noi stiamo qui. Ci siamo mangiati una cosettina al volo, un'insalata e due wurstel, proprio veloci, perché oggi pomeriggio dovremmo andare a fare due tiri a biliardo. Ho un po' di mal di schiena, non so se è stato dovuto dal ventilatore o dal viaggio in camper, non lo so, però sto accusando un po' di mal di schiena. Mentre mia moglie si riposa un pochettino perché oggi non ha dormito per niente, intanto abbiamo messo sull'acqua da pasta, sti capelli che non si possono guardare. E poi ci facciamo un piattino di pasta, poi stasera ci sarà una serata un po' particolare, una serata hippie, una serata di animazione hippie. E quindi bisogna decidere che fa. Sicuramente io non frequento la serata hippie perché non c'ho manco l'abbigliamento adatto, quindi ero partito, ma questa mini vacanza è una sorpresa. In realtà io mi trovavo a Roma ancora prima di incontrare Flavio e gli altri, che è stata una conseguenza, io mi trovavo a Roma per un appuntamento medico di mia moglie. Lei doveva fare una visita a Roma, quindi con la scusa che io dovevo comunque andare a Roma per questa visita medica, ho allungato prima al lago di Bracciano per dormire là e poi sono tornato a Roma per fare la visita e per incontrare i miei fratelli. Tanto vale che rimaniamo qui qualche giorno, allunghiamo, andiamo a trovare Manuel all'Isola d'Elba, perché qui c'è mio figlio che sta lavorando, manca dal 5 giugno a casa, siamo a metà luglio circa e quindi ho detto vabbè, andiamola a trovare, quindi ecco perché ci troviamo qui in questo istante. Ma non era programmato, per questo noi abbiamo un pantaloncino, due pantaloni, tre magliette che laviamo in continuazione, perché comunque non eravamo pronti per una vacanza settimanale. Ma questa è proprio l'avventura, no?
Tutto questo perché è stato possibile, secondo voi? Ovviamente per il camper. Se non avessi avuto il camper non sarebbe stato possibile fare un'improvvisata del genere. 5 giorni, 6 giorni in questa stagione, 2 persone, all'isola d'Elba, senza prenotazioni, senza niente, sarebbe costata un botto che in questo momento non mi sarei potuto permettere. Quindi viva il camper, viva la vita da camper, viva la vita da camper. E qui sta a bollire l'acqua dalla pasta, se vediamo dopo. È comodissimo sto fatto qua che c'è sta lo scolapasta all'interno della pentola, perché intanto non devi diventare matto dove andare a scolare l'acqua della pasta bollente, che non sempre è possibile ovunque tu sia. Infatti in questo momento non mi sarebbe possibile buttare l'acqua bollente, ma tra l'altro buttare l'acqua bollente della cottura è da stupidi, perché l'amido presente nella pasta rende l'acqua un sapone spettacolare per il lavaggio dei piatti. Quindi quest'acqua lasciata freddare viene usata poi durante la serata o la mattina dopo per lavare i piatti. Non so se voi avete mai incontrato qualcuno che si allena con l'arco, con un compound, e tirando così due frecce verso un... succede questo. Eccolo qua. Questo è quello che resta della freccia dopo che l'ho trapassata. Tiro da 15 metri al tramonto. Tra due frecce incastrate. Ma non ti muovi da là. Completamente infilzata da, diciamo, tutte le frecce. Occhio e croce, dai, con una sola l'abbiamo eliminata e levitata. Penso di potermi ritenere soddisfatto di questo allenamento. 15 metri al buio, voi non vedete molto il buio perché il cellulare amplifica la luce, però basta che vedete che ci sono tutte le luci accese e vi rendete conto che siamo all'oscuro, anche se non lo vedrete mai dal cellulare lo scuro, a meno che non è notte piena, è crepuscolo.